Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti a Giochini in questo nuovissimo episodio che dà inizio alla serie, finalmente, ragazzi, su Detroit Become Human. Però io non voglio perdere tempo, ragazzi, e lanciarmi direttamente nel gioco. Andiamo. È stato veramente un parto, ragazzi, avere questo gioco. È stato molto difficile, non so perché ho dovuto patire così tanto per poter giocare questo videogame. Che poi dicevo, una sfiga, ragazzi, allucinante perché, cioè, cavolo, per una volta che compro un gioco al lancio, non ho potuto manco iniziare la serie lo stesso giorno che è stato lanciato il gioco. Veramente una disdetta allucinante. Siccome io di solito comincio sempre le cose, sapete, in ritardo perché posso comprare i giochi tipo tanto tempo dopo. Ovviamente mi doveva succedere qualcosa pure stavolta che invece ho potuto comprarlo il giorno stesso dell'uscita. Però vabbè, siamo qui con la grande Quantic Dream. Pronti finalmente, ragazzi, ad iniziare questa nuova incredibile avventura. Salve, le do il benvenuto in Detroit. Sono un androide e le farò da guida. Per prima cosa, qualche suggerimento per ottimizzare la sua esperienza. Nel suo sistema è impostato questa lingua. È corretto? Sì, mia cara, sì, finalmente è corretta la lingua, finalmente. Scelgo come dimensione la dimensione media così che si possa vedere bene, anche se appunto comunque capiamo quello che si dice, però io di solito, ragazzi, lascio sempre i sottotitoli, non sia Regole e mai dovesse impostazioni dello sfuggirmi schermo. qualcosa. Ok, finché l'icona centrale non risulta appena visibile, perfetto. Direi che così può andare bene. Grazie. Seleziona il suo profilo. Quando ho giocato la demo, alcuni di voi mi hanno detto che la difficoltà esperto non è poi una cosa così impossibile, anche se purtroppo ovviamente la difficoltà maggiore, ragazzi, fa sì che magari ci sia una probabilità maggiore che i nostri personaggi muoiano. Però voglio accogliere questa sfida e selezionare la difficoltà esperti. Quando compare questo simbolo, ricordi di non spegnere il sistema. Ok, grazie, quindi indica La il sua salvataggio esperienza con automatico. Detroit ha inizio. Ricordi, questa non è solo una storia. Questo è il nostro futuro. Ok, già mi sto a commuovere, raga. Sono troppo felice. 15 agosto, a Ferragosto 2038, minchia, fra 20 anni. Qualcuno di voi mi aveva anche detto che appunto l'inizio del gioco è praticamente identico alla demo. Per cui penso che ovviamente non vi farò rivedere tutto, ragazzi, ma proveremo magari soltanto a cambiare il finale di questa prima storia, tra virgolette. Ok, ragazzi, la volta scorsa, se non ricordo male, cioè durante la demo, io avevo fatto prendere la pistola a Connor. Però, se non sbaglio, c'era la possibilità di usarla, cosa che io poi non ho fatto. Ok, ragazzi, penso di aver preso tutti gli indizi possibili. È arrivato il momento di provare a cambiare il finale di questa storia. Ok, questo ce lo ricordavamo. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! Madonna. Ansia a go go, raga. Anche se già l'ho giocato, mi fa venire comunque l'ansia. Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Avanziamo piano piano. Bene, mantieni la fiducia del deviante. Quello che proveremo a fare, ragazzi, perlomeno. Non voglio farti del male! Voglio solo parlare e trovare una soluzione! Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi ormai! No, Troppo non è tardi! mai troppo tardi. Sei armato? Ovviamente diciamo una bella bugia, raga. No! Non ho una pistola! Tu Ma menti! no. So che hai una Ma come pistola! fai a Ti saperlo? sto dicendo la verità, Daniel! E Sono quindi venuto gli androidi disarmato! possono mentire, ragazzi. Interessante. Tu ed Emma. Dobbiamo So che tu cercare ed di Emma vi conoscevate avvicinarci bene. il più Pensi possibile. che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di Mi ha male. mentito! Pensavo mi volesse E bene. certo che te ne vuole, sono una bambina, che Ho male t'ha sbagliato. fatto?
Sono come tutti gli altri umani. No, no. Non lo è, stai tranquillo, amico mio. Possibile causa. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Di contare qualcosa. Ma era solo un giocattolo. Che colpa ne ha la bambina? Continua a dire, già hai ammazzato il padre. Dovrebbe bastarti. Comprensivo, minchia, mi esco pure le notifiche qua. So che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. Ok, raga, ho detto che voglio provare ad usare la pistola. Io non so, non ho la minima idea di cosa potrebbe succedere. Le amavo. Sinceramente. Lo sai. Ma per loro non ero niente. Enzi. Sono uno schiavo a cui dare ordini. Enzi. Che c'entra la bambina? Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Ok, accetta. Via, ciao. Via da qui, ciao, ciao. Ecco, come mi hai chiesto. Ok, Blef. Non vuoi saltare davvero, Daniel? Lo avresti già fatto. Ora dammi la pistola e tutto questo sarà finito. Non avvicinarti! Un altro passo e giuro che mi butto! Ma non c'è bisogno! Arrenditi. Ok. Guarda, non farò un passo di più. Stai calmo, amico. Voglio che mandi via tutti! E voglio una macchina! Una volta fuori città la lascerò libera. Ok, raga, usa la pistola. Attenzione. Uccidi. Oddio, non pensavo fosse così immediata l'azione. Madonna. Il diagramma, ragazzi, come avevamo già visto la demo, ovviamente eccoci qua. Infatti Connor spara al deviante, era ovviamente uno dei 6 possibili finali, ragazzi, qualcosa di veramente pazzesco. Direi di continuare, è arrivato il momento di iniziare sul serio questo gioco. 5 novembre 2038. Ok. Ok, immagino siamo all'interno di un androide, deduco. Figata. Il top di gamma per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoya, andiamo. 200 lingue e filetti. Mizzica. E aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino addirittura. Quale? Quel modello? Wow. Tesoro, è stupendo. È proprio quello che ci servirebbe. È un po' inquietante sta cosa, ragazzi, vi dirò la verità. Sembra un mercato. Ho capito che sono androidi, però visto che hanno sembianze così umane, così realistiche, minchia, sembra un mercato di esseri umani. È bruttissima sta cosa. Imbiancatura, idraulica, giardino, riparazioni. Di notte entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di evacuazione o presenza di fumo. Mi scusi, quanto costa quello laggiù? L'MP800 costa un po' di più, ma è dotato di altre funzioni. Ah, sì? Seguitemi, vero mostro. Costa un po' di più, ma è altre funzioni. Cioè, guardate che roba, ragazzi. A me non mi caga nessuno. Ah, ecco. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio. Non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Capisco. Comunque adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400. Il tuo nome? Cara. Mi chiamo Cara. La grafica è pazzesca, raga.
Scusate ragazzi, cioè, mi è salita un attimo di commozione perché, cioè, non potete capire proprio la gioia che ho dentro di poter giocare già questo gioco. Cioè, sono veramente felicissima. Felicissima. Per cui, i nostri protagonisti saranno Connor, Kara e, a quanto pare, quest'altro androide. Non questo, quest'altro. Di cui non ho letto il nome. Va bene, vai da Bellini Paints. Quindi il nostro obiettivo attuale è di ritirare l'ordine da Bellini Paints, ok? Lascia che ti aiuti. Comunque siamo in un mondo, ragazzi, invaso, tra virgolette, letteralmente, dagli androidi. Abbiamo visto il dettaglio di un barbone che aveva scritto sul suo cartone: ho perso il mio lavoro a causa degli androidi. Quindi la cosa potrebbe essere un pochettino controversa, effettivamente, ma possiamo guardarci tipo un po' intorno, vedere che cosa succede? Ok, non posso andare di qua, questo è poco ma sicuro. Posso interagire tipo con qualcuno? Non so, posso parlare con gli altri androidi? No, qua non posso entrare. Non so ragazzi, vabbè, intanto continuiamo a dirigerci verso dove dobbiamo andare e vediamo un attimino. Te la sbaciucchiare così in pubblico, amico. Ecco. Ovviamente ci fanno rispettare il codice stradale, anche se siamo pedoni, e ci mancherebbe pure. Dobbiamo aspettare ovviamente che esca il verde, ragazzi. Cioè, la intro è stata pazzesca. Certi dettagli, certe cose veramente meravigliose, raga. Oddio, scusa amico, mi stanno a venire tutti addosso oggi. Usare il GPS. Ah ok, mi indica ovviamente dov'è il luogo dove dobbiamo andare. Passa, mi danno fastidio le... Ma c'è il cestino qua! Brutto incivile de merda! C'è il cestino a un metro! L'ha dovuto far raccogliere a questo! Ma che è? Ma cioè che veramente dobbiamo perdere la civiltà, l'umanità? Ah. Possiamo fare anche qualcos'altro qui? Non saprei. Non possiamo interagire con nessuno, sembrerebbe. E non possiamo andare oltre una certa zona, per cui vabbè. Andiamo da Bellini Paints a ritirare il nostro ordine, insomma. Ma che sta succedendo? Questi demoni artificiali! Oh, fratelli miei, dobbiamo ribellarci al peccato! Dobbiamo bruciare gli androidi! Bruciarli tutti! Perché mi guardi così, demonio? So chi sei. Vedo dentro di te. Che ho fatto? Sei il supremo portatore del male. Arrivato Satana in tu persona. Sei l'essere che distruggerà Detroit. Io? Davvero? Ma caro amico, prendere tipo qualche psicofarmaco, non lo so. Fatto sta, ragazzi, che sembrerebbe che la situazione non è affatto tranquilla in questa città. Sembrerebbe che molti esseri umani ce l'hanno con questi androidi. Ok, siamo arrivati da Bellini Paints, ragazzi. Eccoci qua. Che è un negozio paints, immagino, di vernici. Che figata, è bellissimo sto posto. Ritira il pacco, ovviamente. Buongiorno. Complimenti per l'attiva scelta. Salve. Ammazza, è figata. Identificazione completata. Ok. Un androide, ovviamente, ragazzi, a lavorare nel negozio, eh? Ecco il suo ordine numero 847. Grazie, amico. Ah! 99. Oh, confermare il pagamento. Paghiamo, certo. Confermo pagamento. Transazione completata. Ma dai, davvero? Minchia, questi pagano con la forza della mente. Questi pagano guardandosi negli occhi. Ma è una cosa meravigliosa. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Cioè, io mi stupivo con il chip nelle carte di credito che l'avvicini e fa pì e già hai pagato. Questi qua stanno ancora più avanti. Cioè, questi si scambiano sguardi e si scambiano soldi. È una cosa allucinante, raga. Vabbè, dobbiamo andare a prendere l'autobus, che è da questa parte. Un altro barbone. Non ho bisogno di un androide, ho bisogno di cibo. Mi dispiace, amico, mi dispiace tanto. Sì, però fatemi passare. Che fa questo fermo qua come nebete? Cyberlink, eccola qua, la Cyberlink, quella che produce gli androidi, ragazzi. Gli androidi ci rubano il lavoro. Ah. Sì.
Abbiamo famiglie da sfamare, gli androidi prendono il ecco nostro qua, posto. Raga. Un'altra manifestazione. Oh merda. Dove vai, omino di latta? Ma che vuole oggi tutta la gente da me? Che ho fatto? Che ho fatto? Gente, abbiamo una di quelle lattine. Ma che fate? Oh! Guardatelo lo stronzo. Ci rubi il lavoro, ma col cazzo che sei alzato. Oh! Ma che caspita fate? Vedete di darvi una calmata? Ma che ho fatto? Cioè, mo perché stavo passando di qua, ma veramente? Vai da nessuna parte, ti apriamo il culo, pezzo di merda. Ma che ma distruggete sto cavolo! Okay. Basta così. Lasciatelo. Grazie, gente. Ma perché? Se lo danneggiate, dovrò sanzionarvi. Non si parla di multe, come vi tirate e subito indietro. Vediamo se ti piacerà. Ok. Via, circolare. Circolare? Ero qui che mi facevo tranquillamente gli affaracci miei. Minchia, passo di qua e mi distruggono. Diamo un'occhiata qua dentro, raga, la Cyberlink. Ah, accesso vietato agli androidi acquistati, perfetto. Va bene, vorrei... No, l'autobus. Era appena arrivato. Se ne stava andando. Vabbè, aspetteremo con pazienza. Comunque questo qua sembra un tipo abbastanza incazzoso, ragazzi. Passatemi il termine, per favore. Ma l'aria è molto molto seria, effettivamente. Entra. Ma che stiamo al tempo... Che siamo al tempo degli ebrei che li facevano mettere in una parte isolata dei mezzi pubblici. Ma che bordi sta roba, oh. Che mondo strano, raga, è proprio un mondo strano, perché vivono con gli androidi ma una buona parte degli esseri umani li odiano, perché ci può stare pure il ragionamento, ci hanno tolto il lavoro, questo è vero, gli altri che fanno? Ok ragazzi, Marcus prende l'autobus, va bene, siamo arrivati dove dovevamo arrivare effettivamente e abbiamo lasciato qualcosa indietro, sembrerebbe. Continuiamo. Ok, sempre il 5 novembre. Siamo tornati da Kara, ragazzi, Mazza, vivi nel quartiere malfamato, Guarda un po' che case. Questa è casa nostra? Amico, una mano di vernice fuori, no? Cioè, giusto per dare una ripittata, una roba del genere. Comunque questo qua non mi piace, raga. Ve lo dico così, proprio... Semplicemente, la faccia che ha quel tipo non mi ispira molta fiducia. Così, lo dico proprio a pelle. Sensazioni. Ha detto di avere una figlia. Ok, segui Todd. Ah, ti chiami Todd? Davvero Todd? Sì, arrivo Todd. Stai tranquillo, Todd. Sto arrivando. Aspetta un attimo. Cos'è che potevo guardare? Ah, stanno costruendo un ponte tipo gigantesco, ragazzi. È qua. Ok, stanno costruendo North Cork Town. Va bene. Seguiamo Todd. Arrivo Todd. Mi fai strada tu, Todd? Eccoci qua. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Ah. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Oh! Alice! Alice! Ma chiami tua figlia mocciosa? Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Oh, compiti, bagno, carino. Tutte quelle cazzate. Capito? Sì. Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Ok, però potresti essere un po' più gentile, magari un po' più educato, cavolo. E tua figlia la chiami mocciosa, ma che veramente. Premiamo R2 per scansionare l'ambiente. Compiti urgenti e compiti facoltativi. Direi di fare tutto, ragazzi, perché questo tipo mi sembra abbastanza... Anche questo tipo mi sembra abbastanza incazzoso, Non so se la cosa... Cioè, ti ripeto, non mi ispira niente di buono sto tizio. La bambina, poverina.
Che c'entra? Vabbè, intanto raccogliamo i piatti, tanto dobbiamo fare tutto qua. Guarda che roba, sì. Guarda che porcile, che schifo. Non ci sono stata io 2 settimane, ma scusa un attimo. Dipende che ti serve. Ah, non mi dica, è rotta? Ecco qua, è rotta la lavastoviglie, perfetto. Sì, sì, si può fare. No, dai, no, ha fatto l'ordine del pezzo rotto della lavastoviglie, cacca, tutto nella sua testa, ma che figata. Lo sai dove. Tutte cose bellissime. Ok, possiamo usare anche il touchpad, ragazzi, ovviamente per interagire con le varie cose. Mazza, ma che schifo, il cibo tutto incrostato. Todd, fai schifo, Todd. Ti devi vergognare, Todd. Cioè, accesa. E allora? Ah, acceso la TV, lì c'è una TV accesa. Piccola. Non mi piace molto sta situazione. Vi ridirò la verità, vi ridirò la sensazione che sto provando in questo esatto momento, ragazzi. Cara! Sì, Todd? Portami una birra gelata! Subito. Ma tipo, per favore, una roba del genere, cioè, ma che veramente... Cara! E mi fa per forza l'energumero troglodita? Un po' di gentilezza, Dio santissimo. Toh, sparati la tua stupida birra nel... Mettitela nel deretano. Ho dovuto portare pure la birra. Allora, i piatti sono a posto. Direi che dobbiamo raccogliere tutte ste porcherie. Cioè, tu per 2 settimane a sta povera piccolina hai fatto mangiare pizza tutti i santi giorni. Prendi il bidone di rifiuti. Ok, prendiamo prima il bidone, ragazzi, per raccogliere tutta la merda che c'è qua in giro. Guarda un po' che roba. Pulisci la cucina, il piano di lavoro, pulisci il tavolino. Madre mia. Cioè, ma seriamente, ma che roba, cibo cinese, porcherie. Ma che schifo, guarda. Cioè, se non ci sono io qua, tu muori nella spazzatura, figlio mio, Mamma mia. Vabbè, questo dirà, se ho comprato apposta l'androide per fare sti lavori. Guarda che lerciume, guarda. Senza parole, sei veramente un lurido. Lascia che te lo dica, Guarda un po' che roba. Ok, perfetto, abbiamo raccolto tutta la spazzatura, ragazzi. Questa cosa è positiva, direi. Adesso porteremo fuori la spazzatura. Tutta la spazzatura, direi. Che c'è qua? Ah, sono ordini di pagamento, vero Todd? E tu ti preoccupi di bere la tua birra gelata, Todd? Magari fra un po' ti sfrattano, ci provo gusto se te sfrattano, perché non meriti niente, sembrerebbe. Perché fai schifo, rendi la tua casa un lerciume allucinante. Ecco fatto, allora la spazzatura riposta è stata riposta. E che altro possiamo fare? Ah, qua sotto dovevo vedere se c'era. Cazzo! Che? Riferisci a Todd? Riferisci a Todd che? Non ho altre cose da fare? Ah, accendi l'aspirapolvere e controlla il retro. Ok, direi che è il caso di accendere l'aspirapolvere, che se non sbaglio è qua, infatti. Dovrebbe essere questa cosa per terra. Ah, pulisci? Pure. Cioè, non raccoglie manco le cose che fa cadere. Proprio c'è voglia di fare, saltami addosso, Ecco fatto. Ok, madonna, ma quel mobile, quell'uridume di quel mobile. Che sta a fa? Ma che cazzo? Oh mio Dio, raga. Ma chi? Ma te la farò scoppiare quella merda che te stai a fumare, lurido schifoso. Io l'avevo detto che questo qua non mi piaceva, È un drogato alcolizzato schifoso di merda. Che pezzo schifoso di merda che sei. Farei meglio a smetterla subito. Perché mi provoca sempre? Ma che t'ha fatto sta povera bambina? C'ho pure maglie di persecuzione, ma che te se incula, pezzo di merda. Scusate ragazzi, ma certe cose mi fanno girare proprio le palle. Allora, controlla il retro, che suppongo sia di qua.
Ok, sì, verso il giardino. Perché non è il giardino? Va bene. Come l'ho detto, ammazza, oh! Sembra la giungla qua dietro. Sti panni saranno qua stesi. Raccogli il bucato, ok? Saranno qua stesi tipo da 50 anni. Ormai sono impuzziniti di nuovo. Ok, devo prendere... Ok, il... La bacinella per raccogliere il bucato. Ecco qua, raccogliamo la bacinella. Cioè, raccogliamo il bucato. Cioè, queste cose non posso metterle. Non sono pulite ormai. Se sono qui appese da 2 settimane. Risciacquo il bucato, infatti, avete visto? Ovviamente devo risciacquare pure il bucato. Vediamo un attimo se c'è qualche altra cosa da fare. Cosa di cui dubito, che porcheria. Piccola, vuoi parlare con me? Eh? Vuoi parlare con me? Gioco. Sembri annoiata. Ti va di giocare? Sta bambina è una povera vittima di quel pezzo schifoso di merda. Fa piuttosto freddo. Rischi di ammalarti. Viva posso l'ottimismo. Povera piccola. Volevo dirvi una cosa, che non me ne vogliate, ma penso che gli episodi su Detroit li farò durare fra i 30 e i 40 minuti, perché dura un pochettino se non sbaglio, per cui non vorrei che la serie risultasse infinita, quindi siete già avvertiti che questi episodi dureranno un po'. Ok, andiamo a risciacquare il bucato allora. Ancora? Che schifo, raga, che schifo. Cioè, come vive quella povera creatura? Non saprei dire. Allora, qua c'è la lavatrice, ecco. Prendi e rimetti tutto dentro, per l'amore del cielo, perché c'è una puzza di cane bagnato che fa schifo. Ah, il detersivo è qua. Prendilo. Che c'è? Che c'è qua dentro? Oddio, cos'è sta roba? No, dai, no. No, dai. Acetone, litio, acido clorico. È una droga. Bravo. Non dovresti toccare la mia roba. Mi rende nervoso. Scusami, papà. Non ficcare il naso nelle mie cose. Se non vuoi farmi incazzare. Vuoi farmi incazzare? No, Todd. Mi ha terrorizzata, raga. Sembrerà assurda, ma quello sguardo mi ha assolutamente terrorizzata. Questo qua è un violento. Questo qua deve essere un violento beone drogato di merda. Cioè, proprio non te manca niente, eh? Te manca niente, d'accordo? C'è altro che devo fare? Riferisci a Todd. Mi sa che ho fatto tutto qua sotto, ragazzi, eh? Almeno credo. Fatemi un attimo controllare pure di qua. Potresti evitare quando c'è qui la bambina. Cioè, raga, che schifo, no, seriamente. Vabbè, riferiamo a Todd, perché non lo voglio vedere più. Non lo voglio vedere più, basta. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Cioè, vabbè, no. No, è meglio che mi sto zitta, guarda, è meglio che mi sto zitta. Vediamo di interagire ancora con la piccola. Povera piccola. Che bel giocattolo. Come si chiama? Non lo voglio sentire più. Non lo voglio sentire più. Basta. No, bla 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 bla. Non lo voglio sentire. Non lo voglio sentire. Mi fa schifo. Mi viene il vomito, va bene? Madre mia, ma dove siamo? Dove caspita siamo? Allora, qua che cos'è che devo fare? Compiti urgenti e compiti facoltativi. Pulisci la stanza, pulisci la stanza, pulisci il bagno. Questo è il bagno? Posso entrare? Sembrerebbe di no. Allora, prima stanza è questa. Che guarda caso. Ah, gli devo pure rimettere tutto a posto. Micchia, sta stanza sembra avere un'aria, ragazzi, che tipo puzza. Puzza di stantio e di sudore da far schifo. Non so se si può aprire la finestra, tipo. Ah, infatti, vedete?
per ventilare la stanza, perché veramente solo a vederlo mi viene il volta stomaco, no, seriamente. Guarda che schifo, guarda che roba. Guarda gli ordini di pagamento, guarda che schifo. Prendi, cos'è sta roba? Mi dica una rivista zozza, te prego. Che questo me lo voglio risparmiare, sinceramente parlando, eh. Che cos'è? Che c'è? Boh, non ci ha fatto vedere cosa fosse, raga. Qua posso fare qualcosa? No, devo pure rifargli il letto. Ah, perché tu saresti capace di suonare uno strumento, davvero, fatto come sei dalla mattina alla sera. Wow, oh, che figata. Pazzesco. Wow, dai, che figata il giornale così. Però cioè non è proprio più un vero e proprio giornale, cioè non è cartaceo, però è figo, l'idea mi piace. Posso pulire sta merda? C'è un disastro, continuare a ripeterlo, una schifezza totale, va bene? Devo fare il letto pure. Chissà che puzza quelle lenzuola. Ah! Non voglio manco immaginarmelo, va bene, chissà che puzza. Ecco fatto. Oh. La picco. Guarda. Guarda che schifo, patatine dovunque. Vabbè, no. Incommentabile. Non posso starmi zitta, va bene? Forse dovrei, non dovrei, non so se... Disordine sistemato, ok, la stanza di Todd è stata pulita, però qua mi era uscita un'altra cosa prima, cos'è? Oddio. Rischio di disordine comportamento. Oh, un antidepressivo. Ricordiamoci che c'è una pistola qua, perché non si può mai sapere, Nel suo cassetto. Cioè questo qua, ragazzi, è un porco completo. Cioè prende antidepressivi, beve come una spugna e si droga. Cioè non gli manca niente di schifoso a sto stronzo, eh. Madre mia che schifo. Vabbè, allora qua non posso fare più niente. Che l'accendo a fare la TV? No, accendo la TV pure con la forza del pensiero. Che figata. Cioè guardate che roba, raga. Ah, un nuovo impianto. All'evento ha ribadito l'importanza del ruolo della Cyberlife nel mio... Certo, dell'economia. Un sacco di gente è rimasta senza lavoro. Mizziga. Pazzesco. E vabbè, no. Questi pagano. Accendono la TV e spengono la TV con la forza della mente. C'è qualcosa di allucinante. Levati. Oh! Ma che presto mi gireranno le palle, t'avverto. Io devo pulire pure la tua merda. Che schifo. Ok, giocherina, calmati, perché già mi sta venendo nervoso. Mi sta venendo nervoso sto pezzo di merda. Qua c'è il bagno, ok, pulisci il bagno. Sistema le bottiglie e riponi i vestiti sporchi. Io continuo a dirmi, ma sta povera bambina, ragazzi. Cioè, ma i servizi sociali, che fine hanno fatto i servizi sociali? Non lo so. Ok, le bottiglie sono a posto. Che altro posso fare? Pulire il lavandino? No, passa un po' di detersivo, una roba del genere. Ah, mi posso guardare allo specchio? Ma come son bella! Puliamo il pavimento. Minchia, sta qua sarà... Cioè, qua dentro da... tipo 2 mesi. Cioè, io sto pulendo il pavimento con questa schifezza. Ma che veramente... Vabbè, non fa niente. Che ci possiamo fare? Non possiamo fare in maniera diversa. Ecco fatto. Anche il bagno è pulito. Non ci resta che la camera della piccola. Scusa, Alice. Scusa, Peach. Non volevo spaventarti. D'accordo, Alice. Ma che bei disegni. Li hai fatti tu, amore. Oh. Posso aprire la finestra pure qua? Ah, ok, perfetto. Meno male. Ecco fatto. Un dialogo emozione, che c'entra il cornicione? Non lo so. No, sta bambina è troppo tenera, ragazzi. Vorrei poter socializzare un pochettino di più con lei. Ok, la stanza di Alice, quindi già a posto. Posso parlare di nuovo con te? Amichevole.
Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Amore. Ma tua madre? Come sta la mamma? Tornerà presto? Scusa, piccola, il nome... Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Interessi? Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto. Percorso sbloccato. Che mi ha dato? Che ci ha dato, ragazzi? Una chiave. Sta bambina poverina, ragazzi, mi fa una tenerezza impressionante. Chiara Todd non ho messo... Ah, apri, minchia, forse... Ah, è di qua. Perché ci ha dato la chiave di questo bauletto? Sarà stato della madre, raga. Oh, Gesù. Chi è sta persona che piange e chiede il sangue? È lei? Oddio, è lei! È la bambina! Oddio, no! A romperci, oddio, raga, è stato lui a romperci, pezzo di merda, ha detto che era stato un incidente d'auto. La picchia, ragazzi, la picchia, picchia anche la bambina, picchia anche la bambina. E lo distruggo questo qua, lo distruggo. Oh. Si chiama come lei, Alice, Alice. Quando si toccano certi temi, ragazzi, io divento molto, molto irascibile. Quindi io questo qua lo distruggo, Gesù, Giuseppe e Maria. Adesso devo andare pure a dirgli che ho pulito tutto e che ho fatto tutti i servizi. Ah, Gesù. Che c'è? Che fai? Sto giocando. Stai giocando. So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Eh? Un fallito del cazzo. Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia. Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Ma nonostante tutto, arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane! So cosa pensi di me. Mi odi. Oddio, mi odi. Oddio, 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 no! Dillo! No. Dillo che mi odi! No, 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 no! Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro, scusa. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, vero? Sai che ti voglio bene. Sono argomenti a cui sono molto... Sono sensibile a qualsiasi tipo di argomento, però... Ste cose... Ok,
Allora, a quanto pare l'ho completato all'89%, perché ho mancato soltanto queste tre opzioni all'inizio per quanto riguarda anche pulire il primo piano. Ragazzi, che strano, ero convintissima di aver fatto tutto. Ora vede la pistola, Kara scopre una via di fuga che suppongo purtroppo ci servirà vista l'atmosfera. Va bene, allora ragazzi, siamo solo all'inizio e... cioè... mi sono sentita già molto coinvolta, sinceramente parlando, per cui non oso immaginare che cosa ci aspetterà più avanti. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.